alla Casa della Salute qui in Corso Europa. Medicopa dà un altro punto di riferimento per coloro che hanno problemi che possiamo dire riguardano il codice bianco e il codice verde, ma la gente spesso si chiede, al di là del servizio, quali sono i costi? Sì, i costi sono gli stessi, diciamo, di San Futuro Salute, che funziona da 2 anni, e sono la visita ambulatoriale è 30 euro, il costo è 30 euro, mentre una visita eventualmente domiciliare, e talvolta ce n'è bisogno, sono 50 euro per il paziente. Non sappiamo se per tutti è chiaro che cosa significa ciò che si può curare nell'ambito di un codice bianco e codice verde. Proviamo ad andare nel dettaglio. Sì, non è in effetti semplicissimo. Diciamo che comunque tutte quelle prestazioni che sono, tutti quei problemi che sono tipicamente risolvibili in un ambulatorio di medicina generale, quindi dal medico di famiglia, vale a dire una tosse, una febbre, una contusione, un piccolo trauma, diciamo, un problema di pressione, un problema di una colica addominale, un dolore di pancia, tutti questi tipi di problemi possono essere considerati o codici bianchi o codici verdi. Naturalmente poi la classificazione viene fatta anche in base alla visita del medico, che stabilisce se lo è un codice bianco o no. Talvolta un paziente può venire per un problema che sembra semplice, poi può essere molto complicato e può richiedere addirittura il ricovero in pronto soccorso. Questo lo stabilisce il medico. Se una persona ha bisogno di una visita domiciliare, può chiamare il numero 324-687-4990, che è il numero unico di accesso ai nostri ambulatori, oppure il numero fisso della Casa della Salute, che è 010-964-1083. Iniezioni. Anche per questo abbiamo questo servizio infermieristico, per cui le possiamo fare sia domiciliari che ambulatoriali. Iniezioni, ma anche flevoclisi e altre prestazioni infermieristiche. Con questo punto, all'interno della Casa della Salute in Corso Europa, date anche un servizio a tutta la zona del Levante genovese. Sì, esatto, infatti diciamo statisticamente all'ambulatorio di San Futuro Salute, il primo che abbiamo creato, accedono cittadini più della zona del centro, e quindi in questa zona noi ci aspettiamo che ci sia un maggiore interesse e accesso da parte della popolazione del Levante genovese e anche della zona magari di Sori, Bogliasco, eccetera.